Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti la giocherina in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like. Mi sembra così incredibile tornare a dire queste parole dopo così tanto tempo, perché se non sbaglio ho visto ragazzi che il tredicesimo episodio su The Evil Within l'ho pubblicato il 19 ottobre, quindi sono passati quasi 2 mesi da quando ho pubblicato l'ultimo video su questo gioco e direi agghiacciante, però vabbè, siamo qui tornati. Sono stata tipo un paio di minuti a cercare di riprendere confidenza con i comandi, perché non mi ricordo praticamente niente, quasi niente. Ragazzi, mi sono andata un attimo a riguardare l'ultima parte dell'ultimo episodio per cercare un attimo di ricordare cosa fosse successo, e appunto ragazzi, la povera Torres si è sacrificata per aiutarci, insomma, per salvarci la vita. Hoffman ci ha detto che forse potrebbe esserci un modo per penetrare nella fortezza, sembrerebbe inspugnabile, di padre Theodore, del, insomma, prete indemoniato che abbiamo conosciuto un po' di tempo fa, che cerca sempre di giocare sul nostro senso di colpa. Però la visione dell'ultima volta, dove c'era nostra moglie, ci ha fatto capire che non dobbiamo sentirci in colpa, perché quello che è successo effettivamente non è colpa nostra. Per cui l'obiettivo attuale, ragazzi, è quello di farci largo tra ciò che resta di Union per raggiungere l'hotel nel quartiere commerciale. Ci ricordiamo che eravamo appena entrati nel capitolo 13, per cui mi sa, ragazzi, che non ci resta che cercare di proseguire. Finalmente, dopo così tanto tempo, direi è arrivato il momento di andare avanti, sempre che si vada avanti, insomma, da questa parte. Non mi ricordo assolutamente niente, ragazzi. Non so perché, ragazzi, la sfiga deve perseguitarmi, perché la macchinetta sembrerebbe aver avuto qualche problema di registrazione che spero non si ripresenterà. Per cui ritorniamo a noi, dovrò stare pure attenta al fatto che la macchinetta continui a registrare. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere, ragazzi, perché evidentemente quello che ci lasciano qua ci sarà utile. Per cui vediamo un attimo di raggiungere l'ufficio de non so che caspita, attraverso questo magnifico e retrogrado computer, per cui aspettiamo che finisca il suo caricamento. Ok, ci siamo quasi, ci avviciniamo rapidamente al 100%. Ci siamo, Seb! Ok, ragazzi, ci siamo. Paparapapapa, rientriamo qui. Ok, siamo al post plus, che non ho la minima idea di che posto sia effettivamente. Allora, qua c'è una macchina del caffè. Dove ci troviamo, Seb? Ok, siamo nella zona giusta, ragazzi, perché questo qua è il nostro obiettivo. Adesso dobbiamo un attimo vedere di guardarci intorno. Prendiamo il gel rosso, ne abbiamo ben 3 unità, per cui un attimino direi di tornare qua nella nostra stanza e dare uno sguardo a quello che possiamo potenziare. Ci ricordiamo, ragazzi, che l'ultima volta avevamo acquisito anche il fucile d'assalto, cosa che ci piace tantissimo, direi. Ci mancavano i trapani dei lavori, perché qua, figurati. Ok, abbiamo 3 piante, direi di crearci anche una siringa medica, ragazzi, che non si può mai sapere. Ci mancano un po' di cartucce per fucili di precisione, ne creerei almeno 4, sperando poi di trovarne qualcuno. No, vabbè, dai, ne creo pure altre 3, sti cavoli, abbiamo un bel po' di polvere da sparo. Potenziamento armi, che cosa possiamo potenziare? Il fucile d'assalto sicuramente possiamo potenziarlo. Direi di aumentare un attimo la sua potenza di fuoco. Il tempo di ricarica potrebbe essere utile, direi, quindi ok. Cadenza di tiro, non so, ragazzi, vediamo un attimo cos'altro è che possiamo. Ci mancavano i lavori! Il primo giorno che torno a registrare! Grazie, maledetti pezzi di me! Non lo so, ragazzi, allora non è che ci restano poi così tante parti di armi, per cui vabbè, questo possiamo aumentarlo, la capacità delle munizioni, senza, insomma, andare totalmente spersi. E dai, anche la cadenza di tiro, che non si può mai sapere. Allora, per adesso direi che le armi le lascio così. Mi dirigo immediatamente da Tizia Joy, perché voglio anche di rivedere Tizia Joy.
cioè mi pare ovvio. Ovvio, tizia, già dopo 2 mesi, figurati se non ho bisogno delle tue chiappette. Allora, vediamo un attimo, avevamo preso qualche chiave? Ricordo, no, nessuna. Minchia, 10.000 di gel verde, alla grande. Questo aumenta il livello massimo della barra dell'energia. Potrebbe essere utile anche questo. Vabbè, dai, direi che in questo momento potenzio questo per 7.500 moccioli. E poi niente, ci torneremo, ragazzi, quando avremmo raccolto abbastanza gel verde. Ciao tizia Joy, grazie per i tuoi servigi, ti voglio un mondo di bene. Allora, salviamo, ragazzi. Ok, ecco fatto, questo è a posto. Torniamo di là e vediamo un attimo che cosa ci attende, quali mostruosità ci attenderanno mai da questa parte. Allora, qua abbiamo un po' di materiali. Attenzione, attenzione, prendi tutto, caro Seb, non ti far scappare nulla. Ok, potevamo salvare anche di qua, però poco importa. Qua c'è una cassa in cui ci sono 15, però ne abbiamo presi 10 di colpi per pistola. Perfetto, qua c'è della polvere da sparo, perfetto. Direi che salvo di nuovo. E mentre il nostro caro Seb salva, ragazzi, vi avverto che probabilmente il video di oggi non durerà tantissimo come al solito. E questo un po' dovrete aspettarvelo, ragazzi, d'ora in avanti, perché come vi ho detto, con i mille impegni che ho, magari non posso stare a registrare, a editare per lo stesso tempo delle volte scorse. Per cui eccoci qua, ragazzi. Allora iniziamo bene, perché qua c'è un morto, qua dentro c'è un fusibile molto interessante, e direi di armarci di santa pazienza e anche di sante armi per... oh mio Dio, merda, è una vera fortezza. Merda davvero, Seb. Che succede, Sebastian? Lo Stan sta impazzendo. Sembra ancora più instabile di com'era prima. Non ne hai idea. C'è il tuo zampino, immagino. Sono stato costretto a farlo, Kidman. Porrò fine a tutto questo. Vado a salvare Lily. E stavolta ho tutto quello che mi serve. Sì. In bocca al lupo, Sebastian. E tienimi aggiornato. Certo, okay? Certo. È importante che io sappia cosa succede, così posso aiutarti di nuovo. Intesi? Intesi. A presto. Certo, ti avviserò mentre sto combattendo contro Crespo. La sua chiamata. What the hell? Oh no. C'è un altro di quegli affari, ragazzi, infernali con lanciafiamme. Allora, dicevo, ti avviserò mentre starò combattendo contro creature infernali. Stai tranquilla, perché sto posto sembra veramente un inferno, ragazzi, eh. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Attenzione, attenzione. Il punto è che appunto dobbiamo raggiungere un hotel, ragazzi, dove probabilmente poi Hoffman ci raggiungerà. Ma va a cagare, va. Cosa c'è? Ah, a posto, iniziamo bene. Sì, so, ero qua. Cioè, sì, tu vai dove vuoi pure, eh. Stai tranquillo. Oh merda, miseria. Magari muori subito, che ci fai un gran favore a tutti quanti, sai, a noi della serie. Perché sei un po' antipatico, ti dirò. Sei anche un po' brutto. Oh, meno male. Grazie, grazie. Grazie per questo gran favore. Non è durato tantissimo, ragazzi, per fortuna. Prendiamo tutto il mocciolo che possiamo prendere. Ci hanno dati 5.000 alla facciazza. Lanciafiamme da cui proviene era troppo danneggiato per essere riparato. 2 di questi saranno sufficienti per sostituire i serbatoi di un lanciafiamme funzionante. Proprio okay. Quello che mi serve. Ci siamo per quasi. Cui ok, dobbiamo trovare un altro serbatoio di lanciafiamme, ragazzi, per aggiustare praticamente quello che abbiamo già noi. Non posso sfasciarle ste casse, ma che è davvero ste AD? Ma forse non si possono proprio rompere queste. Va bene, avrei detto di sì. Che è tutto sto mocciolo sparso in giro? Oh, ragazzi, sembra che avete rilasciato fiatella verde a go-go. Vabbè, fa niente, voi... lasciate fare a me, io il mocciolo lo raccolgo. E niente, quello è l'importante, insomma. Darsi da fare e procedere verso il nostro obiettivo. Per cui, allora, sta bottiglia non mi interessa molto. Direi di salire qua e vedere che bella vista abbiamo da qua sopra. Di corpi tipo carbonizzati, che altro? Allora, qua c'è un tubo metallico, sento diversi immondi. Saranno qua sotto, probabilmente. E ragazzi, oh... Oh,
Oh merda, cos'è? No, no, già, parliamone. Cos'è quella roba lì? Cos'è? Quella palla di grasso informe che... Ah! Amico, non... Sì, ti avevo sentito arrivare, diciamo... minchia, arrabbiato nero, sì. Ci avevo sentito delle robe dietro, ma non pensavo fossero in grado di arrivare qua sopra. Cioè, sono capaci pure di usare le scale, a quanto pare. Non si smette mai di imparare. Whoop! Buttati, Seb, che è morbido. Va bene, allora, ragazzi, direi di esplorare un attimo qua i dintorni, sperando che ci sia qualcosa di utile. Allora, queste scatole sì che possiamo romperle. Ok, come potete vedere, ragazzi, non mi ricordo proprio tutti i dettagli di quello che si può fare e di quello che non si può fare. È passato... merda. Oh, merda. Sì, se magari fai esplodere, guarda, quello. Ok, quindi questo qua ne rimarrà congelato. Perfetto, è stato meraviglioso poterlo distruggere in un attimo. Allora, qua è praticamente pieno, pullula di questi tizi di lava che se ne vanno in giro con tutta la loro rabbia e il loro odio. Sì, sono io, mi hai visto bene? Oh, mi hai visto bene? Te sto sparando in faccia, dico io, no? Ok, ciao. Allora, so che non dovrei sprecare tanti colpi così, ragazzi, e lo so. Però, sì. Ah! Oh, ok, giusto in tempo. Stavo per piombarmi addosso con un tale odio, direi, minchia. Ma no, ok, vabbè, mi hanno lasciato un pochettino di polvere da sparo che non fa mai male. Qua dentro cosa abbiamo? Ecco perché è importante esplorare per bene. Allora, qua ci dovrebbe essere pure una risonanza, tra l'altro. Ok, un agente Mobius morto che ha della polvere da sparo. Aha, eccolo lì. Sì, ma tutta sta gente cosa fa effettivamente, no? Allora, sai che io direi che userò uno di questi, guarda, così. Seb, se magari ricarichi prima che ci arrivi addosso, sai. Brucerai! Brucerò? Davvero? Dici davvero? Ok, sta per spararmi addosso delle fiamme tipo dell'inferno, Seb. Non so perché tu non abbia più intenzione di usare sta caspita de... Non lo so, ragazzi, perché non mi esce più la gittata del dardo, ma fa niente. Direi che useremo altri mezzi, d'accordo? Via qua, via qua, via qua. Gira, gira, gira. Oh merda, ah! Ok, attenzione, attenzione, perché questo qua è incavolato più di quell'altro. Mi ha detto che brucerò all'inferno, sempre, esatto. Ah, la conce tua madre, ci aveva totalmente ragione. È riuscito a beccarmi, pezzo di merda. Prima ne abbiamo usati, ragazzi, di colpi per fucile d'assalto per farlo fuori, quindi probabilmente colpi per... Ah, che cavolo! E questo da dove mizzi che è uscito? Ragazzi, non posso... Ma che davvero stiamo a dire? Oh! Non ci sto a credere, ragazzi. No, 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 no. Non ci sto credendo. Tu muori, la conce tua madre, che già mi ero... Cioè, raga... No, 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 no. Aspettate un attimo. Cioè, ci stiamo a rendere conto di quello che sta succedendo? Merda, miseria. Adesso muoio. Morirò. Usami una sepe per l'amore del cielo. Stiamo andando anche incontro... E mori, va a cagare, va, pezzo di merda. Minchia, che odio. Oh, è arrivato anche Mister Fiamme dell'Inferno. Attenzione, perché, minchia, le sue fiamme veramente si spargono e arrivano dappertutto. Devi morire però, pure tu. Che cavolo, fai un favore all'umanità. Dio santo. Oh, eccolo là. Grazie, mi dai il tuo serbatoio? Perfetto, perfetto, perfetto. Ecco l'ultimo pezzo che mi serve. Ok, con questo siamo a posto. Allora, abbiamo acquisito anche l'altro serbatoio che ci serviva. Magari mi spunta qualche altro mostro così, totalmente dal nulla. Ristorante Juke, farà qualcosa di buono Juke? Cibo buono, panini buoni, pizza buona, non so, qualsiasi cosa. Non lo so, proviamo ad entrare e lo scopriremo. Sta cucina però, ragazzi, ci siamo proprio, qua dietro fa un po' schifo, lasciatevelo dire. Quelle norme igienico-sanitarie non sono state per niente, ma proprio per niente, oserei dire, rispettate, perché siamo proprio a livelli dello schifo. Allora,
Questo è l'agente Mobius morto, mi sa che avevamo rilevato prima, ragazzi. Perfetto, infatti aveva della polvere da sparo. Qua non c'è più una ceppa di niente, speravo di sì, però qua c'è dell'erba almeno e qua c'è una bottiglia. Che meraviglia! Ho fatto pure la rima. Ah, giocherina, che spiritosa che sei. Allora, dove dobbiamo andare, Seb? No, scopriamolo. Ok, se vado su dritta per questa immensa strada dovremmo quasi esserci. Oh merda. Vabbè, c'è un agente Mobius morto che avrebbe del gel verde. Però, ragazzi, io sicuramente non mi sono scordata di quello spettro orripilante che ci fa vivere delle esperienze altrettanto orripilanti. Per cui ho un pochettino di scagazzo ad entrare nelle case. Allora, però, vediamo, ci accorgiamo un attimo del fatto che qua la strada è totalmente distrutta, ok, perché sono entrata dal lato sbagliato, però almeno possiamo raccogliere un po' di roba, distruggere un po' di scatole. Qua c'è l'agente Mobius morto che avrà del gel verde con sé. Mazza che voragine, oh padre. Padre Coso si è dato da fare. Va bene, il gel verde l'abbiamo preso. Padre Coso fa ci sta, ragazzi. Posso essermi già scordata il suo nome nel giro di 10 secondi. Vabbè, rendetevi conto, ragazzi, sappiate che giocherina coi nomi è una frana totale. Per cui questo potete aspettarvelo tranquillamente. Ecco, oh mio Dio, ci mancava quel blob gigante che va in giro. Suppongo che sarà un nemico abbastanza tosto da buttare giù. Riusciamo tipo a passare inosservati? Ma quanti blob ci stanno? Ma guarda sti pezzi di merda, quanti nemici hanno messo su sta strada. Vabbè, chiamali scemi, scusane. Ho paurissima, ragazzi, ho paurissima. Ecco. Fatto tu! Dove penseresti di andare? Sì, intanto noi continuiamo ad andare avanti totalmente con una nonchalance, direi, olimpica. Ok, buon segno, ragazzi, mi ha salvato la partita. Direi un attimo di... Mi sta ancora seguendo. Ah, che bello che sei! Oh, due insieme no, però. E due insieme no. Due insieme no! Ma quanto cazzo è veloce sto coso! Ah, la concia tua madre! Ma sti cosi esplodono! Oh merda, sul serio ragazzi. Allora, a parte questa cosa della vita, forse è stato un potenziamento che avevo acquistato. E a sto punto direi per fortuna. Perché se no a quest'ora ero già bella che morta. Perché, cioè, li vedi così grassi, no? Così grassi e goffi questi. Che non ti aspetteresti tipo mai nella vita che camminino così rapidamente, insomma. Ma che roba è? È pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Vabbè, prendiamo tutto. Qualcuno di voi ha intenzione di rialzarsi? Io mi auguro di no, perché mi prenderò questi oggetti, che voi lo vogliate o no, con tutta la prepotenza del mondo. Allora, vediamo pure di qua cosa c'è. Minchia, colpi per armi? No, mi raccomando. Vabbè, mi danno parti di armi che mi servono a potenziare le mie armi, però, insomma, se mi dessero proiettili sarei un attimo più contenta, capite quello che vi voglio dire? Sicuramente mi capite. Ok, spacchiamo tutto. Prendiamo tutto il possibile, ragazzi. Qua c'è un agente, un altro agente della Mobius. Polvere da sparo. Perfetto. Allora, comunque, arrivata a un certo punto, ragazzi, appunto, mi aveva salvato la partita. Prima che i grassi flaccidi mi, come si dice, mi aggredissero. Sacca di munizioni per fucile d'assalto, che potrebbe essere una buona cosa, direi. Però io dovrei procedere da questa parte. E questo? Ah, perfetto. Ah, meno male. Era giusto lungo la strada, quindi non potevo fare altro che... Ok. Che fermarmi. Perfetto, almeno la prima sacca per le munizioni di fucile d'assalto le abbiamo trovate. Che comunque già siamo quasi a secco, ragazzi, eh. Merda, miseria, un altro di questi rompiscatole. Ok, dovremmo esserci. Meno male che il fucile di precisione ci ha salvato un attimo le chiappe, ragazzi. Allora, questo cadavere c'ha qualcosa. Che è carbonizzato, Dio santo. Cioè, i tipi con lanciafiamme si sono dati proprio alla pazza gioia qua intorno, eh. E tu dammi il tuo mocciolo, te lo ordino. Lì c'è altra gente.
morte. Oh merda, là c'è un tipo con lanciafiamme, ecco, ne ho appena nominati, ovviamente, però è qua che dobbiamo andare, ragazzi. Allora, aspettate però, qua sulla destra, qua dentro dovrebbe esserci un punto, un rifugio. E la cosa è abbastanza interessante. Però devo entrare, dove devo entrare? Qua? Spero di sì, vediamo un po'. Ok, ci siamo ragazzi, per fortuna abbiamo trovato un rifugio. Ok, lì c'è un'altra sacca per munizioni di fucile di precisione. Però direi di entrare prima al rifugio, ragazzi. Ah, meno male. Un attimo di respiro. Allora, colpi per pistola, meraviglioso, questo è ancora chiuso. Possiamo prendere il caffè? Sì, ci serve, direi di approfittarne piuttosto che usare un'altra siringa. Ah, gli piace proprio sto caffè, sì. Meno male, insomma, vabbè, salviamo pure. Il salvataggio è avvenuto, direi di dirigerci di nuovo. Aspettate però, qua non posso crearmi i proiettili, vero? Sfiga ha voluto che qua non ci fosse un banco da lavoro, ma posso andarci al banco da lavoro. Allora, creiamo tutto quello che ci serve, ragazzi. No, 120 mi sembrano proprio troppe, dai. Direi di iniziare con 50, perché la polvere da sparo, non vorrei dirlo, ma mi sembra che inizi a scarseggiare. Per cui, intanto iniziamo con questo. Il lanciafiamme ce l'abbiamo. Possiamo ripararlo con gli oggetti che abbiamo trovato, ragazzi. Quest'arma singolare può essere usata per riempire rapidamente una zona di liquido incendiario. Molto pesante e intralcia i movimenti. Il carburante sarà caricato nel lanciafiamme immediatamente dopo la creazione. Premi cerchio per caricarti il lanciafiamme in spalla e muoverti più liberamente. Perfetto. Per cui è pure difficoltoso usarlo. Ovviamente, figuriamoci. Allora, creiamo questo. Creiamoci tutti i proiettili che ci rimangono qua. Il dardo esplosivo, direi che così può andare bene. La siringa medica, direi che così può andare bene. A posto, allora ragazzi, qua ce l'abbiamo fatta. Torniamo indietro. Prendiamo sta roba, ovviamente la polvere da sparo che ci serve, che è assolutamente sempre utile. Salviamo ovviamente la partita e perfettamente possiamo tornare fuori nell'inferno più nero, anche se è più rosso effettivamente che nero. Vediamo un po', il lanciafiamme è qua, ragazzi, che comunque abbiamo visto è difficoltoso da usare. Ammazza, oh, ammazza se è difficoltoso da usare. Pesa quanto uno di quei blob grassi che abbiamo appena incontrato. Vabbè, allora, qua c'è della gente, ragazzi, qua in giro, eh? E non poca gente. Allora, devo andare di qua. E qua c'è uno dei nostri amici. Mizzica come pesa sto... Ma che sta facendo? Perché dà fuoco a tutto? Ho capito che sia un po' piromane, però, amico caro, perché non usiamo la tua stessa moneta, figlio di... Ok, me sa de no. Mi sa che... Oh, porca vacca, che ragazzi, il nostro lanciafiamme non raggiungerà mai il livello del suo lanciafiamme. Questo potevamo tranquillamente aspettarcelo. Ah, merda, miseria, merda, miseria. E questo è pericoloso. Devi proprio morire. Muori presto, pezzo di merda. Io ti odio, io ti odio. Perché no, muori un po'. Che ci stai sulle palle a tutti quanti, caro mio. Quindi è duro, ragazzi. È proprio duro morire. Ok, abbiamo ucciso, ci ha salvato la partita. Recuperiamo quello che possiamo recuperare. Ok, ok, cioè abbiamo acquisito un altro serbatoio, ragazzi. Comunque era di qua che dovevamo andare. Per cui vediamo un attimo. C'è un'altra risonanza qua intorno. Un altro agente della Mobius morto. Possiamo andare di qua, perfetto. Comunque di qua che dobbiamo andare, per cui immagino proprio che dovremo... Ah, ok, qua, avevo immaginato, ragazzi, questo è un hotel, è l'hotel di cui parlava Sebastian a Hoffman, ovviamente, ed ecco qua. L'hotel è libero, Hoffman, hai finito con... Speriamo le modifiche? Sì, sono pronta. Perfetto. Ok, ti invio le coordinate. Invia, invia. Bene. Ammazza, cos'è sta roba?
Ah, eccolo. Cos'è? Uno stabilizzatore di campo portatile. O'Neill deve averci lavorato prima che Theodore lo trasformasse. Ok. Crea una piccola area stabile che dovrebbe tenere il fuoco a bada. Ah. Quanto piccola? Più o meno delle dimensioni di un rifugio. Grande abbastanza per proteggermi. Bene, come funziona? Qui viene il difficile. È un prototipo, perciò è un po' instabile. Guarda, dovrò azionarlo io. Non vogliamo che impazzisca mentre attraversi un muro di fuoco. Ovviamente no. Non posso lasciartelo fare. È troppo pericoloso. Lo è anche restare qui e tu non puoi entrare. Sono stufa di nascondermi. Possiamo farcela solo lavorando insieme. È l'unico modo per salvare Lily. E se avessi bisogno di supporto psicologico? Sì, sì. Chi ti aiuterebbe? Sai toccare le corde giuste, Hoffman. Certo, sono la psicologa della squadra. Già. Preparati, se tu. Fammi sapere quando sei pronto ad andare. Perfetto, ragazzi. Ci hanno aperto uno specchio, il che ci dà la possibilità di salvare, di prendere tutto questo ben di Dio. Perfetto, i dar di congelamento già li conoscevamo. Possiamo prendere tutta questa bella roba prima di andare a salvare. Ok, c'è il diario di Hoffman. Resistervi, ovviamente. Che ti aspetti? Che credi? Che io sono come quell'altro pappamolle? È proprio sbagliato persona. Allora, ragazzi, direi che questo momento viene a fagiolo, perché io per oggi ho finito il mio tempo a disposizione. Quindi qua abbiamo un salvataggio, per cui siamo arrivati all'altra tappa, ragazzi. Nel senso, siamo riusciti a permettere ad Hoffman di finire questo cavolo di strumento che ci permetterà di attraversare le fiamme dell'inferno e di addentrarci all'interno della fortezza di Theodore. Tutto questo nel prossimo episodio. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!